Ciao, sono Vittorio di vivalafocaccia.com. Sono qui alla Hawaii in vacanza e ho scoperto che un mio ex collega è qua vicino in vacanza anche lui. Così l'ho invitato per cena e gli faccio la focaccia e la pizza in una cucina che non è la mia, senza impastatrice, un po' all'avventura. Vediamo come viene. Cucina della casa che ho affittato, molto bella, con un forno simile a quello che ho io a San José, ma senza impastatrice. Che bel panorama, per fare un po' di pizza. Qui facciamo un po' quello che possiamo perché non abbiamo l'impastatrice, impastiamo a mano. Sciolgo il lievito in un po' di acqua tiepida. Purtroppo non ho neanche la bilancia, per cui ho fatto un litro d'acqua, mettiamo un etto più o meno di olio, aggiungiamo il lievito, aggiungiamo un po' di farina e iniziamo a mescolare. Pastella così, adesso aggiungo il sale. Siccome non ho la bilancia, uso i teaspoon. Ce ne vogliono più o meno 5. Aggiungiamo poco a poco la farina. Come non c'ho il malto, ci metto un po' di zucchero per dare nutrimento al lievito. Vedete, la farina si sta assorbendo. Continuiamo ad aggiungerne un po' alla volta. È raggiunta questa consistenza, la rovesciamo sul tavolo di lavoro. È ancora molto appiccicosa, allora uso un mestolo e la impasto così e aggiungo un po' di farina poco alla volta, senza farla diventare troppo dura, perché la pasta della pizza, questa pizza qua al taglio e della focaccia, la vogliamo abbastanza idratata. Ecco qua la pasta che inizia a prendere nervo, vedete che non si attacca più tanto alla masta. Faccio un po' fatica con una mano sola qua. Passata per 10 minuti, sempre bella morbida, però ancora appiccicosa, allora la lascio riposare per 5 minuti, coperta così. Dopo 5 minuti, vedete che non si attacca più alle mani, è bella asciutta. Adesso diamo un paio di giri e poi la lasciamo riposare ancora un po'. Adesso ne passiamo ancora un po'. Vedete che non si attacca più tanto alle mani. Faccio un po' fatica senza il cavalletto qua a spiegarvi, utilizzando l'iPhone. Guardate, vedete com'è bella asciutta, è bella fine. Adesso la lasciamo riposare ancora un po', coperta sempre. Ecco il mio tavolo di lavoro. Non è male impastare qui. Spettacolo. Prendiamo le teglie. Tagliamo la pasta e la mettiamo sulle lame. Qua la nostra focaccia e le nostre pizze, molto probabilmente sono un po' troppo grosse, ma senza la bilancia ho dovuto fare a occhio. Siccome ho ancora 2 ore prima di fare le pizze e ho sottovalutato il caldo in questa stanza, le metto a lievitare in frigo. C'è un caldo bestiale, sto lievitando da matti. Qui ho schiacciato la focaccia, ci ho messo il sale, qui ho preparato le cipolle. Ho preparato le cipolle con un po' d'olio, un goccio di sale. Mettiamo l'olio e facciamo i buchi. Ci mettiamo le cipolle, spettacolo, la focaccia con le cipolle genovesi alla Hawaii. Vi ricordo che la ricetta con le dosi dettagliate, il procedimento, la trovate su vivalafocaccia.com. Oggi vi voglio solo far vedere come si può fare questa focaccia anche senza impastatrice e gli attrezzi del mestiere. Ecco qua la nostra focaccia, forno pronto, allora inforniamo.
qui la nostra fantastica focaccia con le cipolle genovese alle Hawaii. Spettacolo. Ecco qua, adesso tre quarti d'ora prima che arrivino gli ospiti la tiriamo fuori. Adesso lo stirate e uso una nuova tecnica che mi ha insegnato il mio amico Piccinini, che le schiaccia bene, le lascia lievitare ancora un po', poi le rischiaccia prima di condirle e infornarle. Proviamo. Ecco le pizze pronte per essere infornate, però le metto in frigo perché i nostri ospiti non sono ancora arrivati. Ecco qua per gli aperitivi, la focaccia con la cipolla. E qui la tavola pronta per gli ospiti.